Certo, allora noi continuiamo a parlare di calcio, ma lo facciamo con Alessandro Baldi, responsabile nazionale del calcio dell'UISP. Grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ovviamente parliamo di calcio, un evento particolare, molto bello anche da vedere. Ho avuto la fortuna di assistere a questo evento lo scorso anno a Montecatini. Tornano i ragazzi con disabilità mentale in questa bella manifestazione che appunto si svolgerà a Montecatini dal 4 al 6 di ottobre. Questo evento che è stato intitolato Matti per il calcio, per questo parliamo con Alessandro Baldi della Lega Nazionale Wisp Calcio. Cosa è questo evento? Ce lo può raccontare? Beh sì, è un evento di calcio a tutti gli effetti, al quale partecipano appunto le persone che comunque hanno a che fare con i centri di salute mentale e con le ASL, quindi si va dal... la persona appunto con questa problematica, però anche operatori, medici, familiari, ecco, quindi è veramente un momento in cui ci si riunisce tutti insieme e appunto, voglio dire, praticando lo sport più bello di questo mondo, secondo noi, ovviamente il calcio, per il quale tutti siamo matti, voglio dire, no? Certo. Io per primo. E noi per primi, ovviamente, che ne parliamo ovviamente per ore e ore durante le nostre lunghe giornate su Rai Radio 1 Sport. Entriamo però nello specifico: partecipano 16 squadre, come ha detto giustamente lei, formate anche da familiari, medici e operatori, oltre 250 atleti da tutta Italia. Le partite saranno a 7 con due tempi da 20 minuti e si svolgeranno allo stadio Mariotti di Montecatini. Giovedì è prevista l'inaugurazione alle ore 16 e sabato alle ore 10 invece ci saranno le finali. Le chiedo però, ovviamente, per entrare nello specifico, quanto può fare il calcio per questi ragazzi con delle disabilità mentali? Beh, innanzitutto, insomma, per WISP la parola insieme è fondamentale e queste persone, attraverso lo strumento sport, in questo caso il calcio, si riappropriano di azioni quotidiane con più facilità rispetto a chi non pratica una attività sportiva, e quindi solo il fatto di, che ne so, riuscire a raggiungere con i mezzi pubblici il luogo di allenamento, perché questa non è una manifestazione fine a se stessa, ma non è che il proseguo, no, è l'appuntamento finale di quanto viene fatto su tutto il territorio nazionale, ovviamente con un numero molto, che coinvolge un numero molto maggiore appunto di persone, quindi sui nostri territori tutta la stagione si fanno dei veri e propri campionati e quindi si cura la malattia anche attraverso lo strumento sport. Ecco, questa un po' ci incuriosisce, ovviamente questa è un po' la manifestazione finale, però durante l'anno l'UISP cosa fa per avvicinare questi ragazzi al calcio? Niente, coinvolge centinaia di persone attraverso appunto i CSM e le ASL, e offrendo loro un'opportunità, una semplice opportunità di amicizia e di inclusione, e questo ovviamente serve, come dicevo, in questa tipologia di persone a riappropriarsi della propria vita, molto semplicemente. Certo, allora per chiudere, per salutarla e per ringraziarla, se ci spiega un po' nello specifico come si svolgerà questa manifestazione. Abbiamo detto, ovviamente, l'inaugurazione è prevista per giovedì alle ore 16, quando arriveranno le squadre e quando per invitare, diciamo, le persone ad assistere a questa manifestazione molto carina. Sì, come ha detto lei, noi saremo presenti con le partite da giovedì 4 allo stadio Mariotti di Montecatini Terme fino a sabato mattina, giorno delle finali. Le chiamiamo finali, in realtà tutti abbiamo vinto sin da giovedì solo per il fatto, ecco, di essere presenti a questa iniziativa e di andare avanti. Tutte le squadre giocheranno lo stesso numero di partite, tutte le squadre e tutti i partecipanti avranno questi momenti durante la giornata in cui, voglio dire, condivideremo appunto tutti gli aspetti della giornata, quindi ecco un momento molto bello al quale
invito insomma tutti a partecipare, perché poi quando sono in campo non ci si rende neanche conto e tutti indossano la stessa maglietta, lo stesso paio di pantaloncini, chi è il medico e chi è il paziente. Ecco, questo è un'altra cosa fondamentale. Grazie ad Alessandro Baldi, responsabile nazionale del calcio WISP, grazie per essere stato con noi e in bocca al lupo ovviamente per Matti per il calcio, che ricordiamolo inizierà giovedì prossimo a Montecatini. Grazie.